l'emendamento della Lega sulle manifestazioni alla fine contro il ponte. Ieri sera il deputato della Lega, onorevole Iezzi, ha presentato nella Commissione Affari Costituzionali un emendamento al disegno di legge sulla sicurezza che prevede l'aumento di 2/3 delle pene relative a chi protesta per impedire la realizzazione di opere strategiche e infrastrutturali. È un emendamento che ha un chiaro indirizzo: colpire la protesta dei siciliani, dei calabresi che non vogliono il ponte sullo Stretto di Messina. Ecco, una svolta autoritaria, inaccettabile, su cui noi risponderemo in maniera molto chiara, che francamente ci porterà a determinare un'opposizione estremamente dura in Parlamento sul DL sicurezza. Bene, per quanto riguarda il ponte, nel merito lei ha scoperto, in realtà ha tirato fuori delle carte che testimoniano, insomma, che è tutto abbastanza levato, sia il progetto sia i pareri. Ecco, in particolare quale? Ma alcune settimane fa ho chiesto al ministro Salvini in aula quale fosse l'organismo tecnico che validava il progetto. Cioè, alla fine, chi è che dice sì, il progetto tecnicamente va bene? Non può essere la società privata che lo fa, non può essere la società Stretto di Messina, deve esserci un organismo tecnico. La legge prevede che sia il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e per legge è previsto un parere vincolante e obbligatorio. Insomma, cosa ci ha risposto l'amministratore delegato della società Stretto di Messina? Che questo parere è già stato dato. Io sono riuscito ad avere questo parere ed è un parere del 10 ottobre del 1997 che dà il parere a un progetto presentato il 31 dicembre del 1992. In sintesi, stiamo parlando di un progetto di 32 anni fa. Questo è inaccettabile. Poi qualcuno mi attacca perché dice che Bonelli presenta troppi esposti. Io stamattina ho presentato il secondo esposto integrativo alla Procura della Repubblica di Roma, perché ritengo inammissibile e francamente sembrerebbe un film surreale che noi stiamo lavorando e analizzando un progetto di 32 anni fa.